Bene ragazzi, ho fatto un nuovo motore, questo lo chiamiamo motore americano, che guardate qui, lavora a 125 volt, 220, ecco 125 a triangolo, 220 a stella, poi lavora a 25 volt, 43 volt, però ci interessa soprattutto 25, quello che alimenta diciamo a 24 volt. Adesso lo alimenteremo a 25 volt, sta già collegato al triangolo, vedete ragazzi, sta collegato al triangolo, ho già messo i morsetti, i fili, che vanno, ecco qui c'è un ampero, l'amperometro, perché supera 6 ampere, già l'ho provato, supera 6 ampere, abbiamo questo del Packard che arriva a 10 ampere, però ci dà valore anche superiore. E il nostro voltometro con la scala a 60 volt, vedete ragazzi, 60 volt, adesso sta staccato il quadro, e abbiamo il voltometro che lo collegheremo adesso, togliamo questo coperchio qui, questo sta già fatto il collegamento a stella. Quindi praticamente esce a 220, però abbiamo già il centro a stella a 125, quindi non lo dimostreremo. Se lo colleghiamo a triangolo abbiamo tensione di fase tra le due fasi 125 volt invece di 220. Adesso colleghiamo, vogliamo il nostro, ecco, collegato, colleghiamo quest'altro, ecco qui. L'abbiamo collegato, abbiamo il nostro voltometro qui che abbiamo fondo scala a 300 volt perché avremo in uscita sui 220 più o meno. Quindi il nostro motore, questo qui, ci farà da motore, trasformatore, alimentatore, insomma, farà un po' tutto lui. Quindi abbiamo due avvolgimenti, ci ho pennato un macello per farlo, però ci sono riuscito. Alla fine, insomma, ecco, con del risultato. Questo è 340, vedete ragazzi? 340, aspetta, me lo metto qui sotto, 340 volt ampere, più o meno, perché ci abbiamo come avvolgimento 125, 220, ci ho messo 0,56. Di più 0,73 non ci sono riuscito a mettere, insomma, perché era troppo pressato, che già così mi è costato parecchio. E diciamo che quello è 0,25 mm quadrati, lo 0,56, quindi andiamo intorno ai 0, ai 5. Se lo usiamo come secondario, potremmo arrivare anche a 6 ampere a millimetro quadrato. Quindi siamo intorno a 6 per 5,30, quindi ecco 303, considerando una tensione di 230 volt. Perché qui siamo un pochettino superiori ai 220, 340, 300, perché 340 volt ampere. Va bene, adesso possiamo alimentarlo. Diamo la tensione un attimo. Ecco che aspetta un secondo. Ecco qui, spingiamo. Ecco qui. Mo sta a zero. Diciamo la tensione, però lui già vede, ragazzi, assorbe 3,50 ampere. Senza che sarà un volt, due volt, una tensione minima, proprio una tensione proprio minima, però già lo sente, insomma, perché i nostri reosti all'interno del nostro quadro non è proprio a zero la tensione, però insomma siamo secondo un volt, due volt, che nemmeno l'avverte il nostro strumento. Comunque, andiamo avanti, procediamo, vediamo un po'. Sta aumentando, lui sta prendendo i giri. Ecco qui, pensate, siamo a 11 volt. 11 volte, adesso facciamo di nuovo la ripartenza e siamo a 3,70 ampere, 3,65, 3,55. Poi facciamo vedere, ripartiamo da zero, partiamo da zero, vedete, adesso abbiamo azzerato. Vediamo la corrente di spunto quanto ci dà, facendo partire appunto arrivando a 10-11 volte. Guardate qui, adesso ragazzi come aumenta. 12 ampere, poi sono stati lì, però adesso siamo a 5,66 ampere, 5 ampere, 5 ampere, siamo circa 17 volte il 5, ecco qui, 17,5, ragazzi 17,6, vediamo quanto ci sta dando il valore in uscita il nostro moto trasformatore, chiamiamolo come volete, ci sarà una tensione di 143 volt, 145 volt, portiamo al valore, quello diciamo che è stato fatto, diciamo 25, ecco qui, 25 volt, siamo 7,30 ampere e stiamo uscendo circa quasi 210 volt, 208 più o meno. Quindi poco poco innalziamo la tensione in entrata del nostro motore, da 25, portiamo a 26, 26 e mezzo, vabbè, 26 e mezzo, siamo 8,30 ampere più o meno e vediamo l'uscita. L'uscita siamo in effetti 26,5 volte, siamo all'uscita 224 volte, 223 volte, vedete ragazzi? Quindi va ottimamente il nostro motore, guarda qui. Adesso metterò il puntale al centro stella, quindi da 220 dovrebbe essere 627 volte.
127, 128. In effetti è molto molto preciso, guardate qui, era 128, 129 volte. Quindi va bene, poi adesso noi la alimentiamo invece a 220 e vediamo l'uscita il contrario, insomma, no? Possiamo rovesciare, cioè, vediamo a 230 volte l'alimentazione, sempre di fase, questo diciamo sia in entrata, vedi questo qui, sono 26 volte, quasi 27 adesso arrivato, 26, 27, un po' meno di 27. Insomma praticamente facciamo rovesciato, alimentiamo a 220, 230 e vediamo l'uscita a quando ci dà il nostro motore, il nostro moto trasformatore, a 3000 G. Ma ecco, vi faccio vedere pure come l'ho fatto a due poli per avere il massimo della potenza del nostro, per il nostro avvolgimento. Vediamo, ecco qui, guardate qui ragazzi. Ecco, 2853 giri. Che sta dando, vedete ragazzi? Benissimo. Ok, adesso un secondo, passiamo, facciamo il collegamento inverso e vediamo quando ci dà il nostro motore. Bene ragazzi, adesso ecco qui, abbiamo collegato a 220, lo alimentiamo, 230, insomma, il nostro motore è abbastanza, cioè abbiamo, l'ho fatto con induzione bassa, induzione per capo 1,40, può arrivare anche a 250 volt, non c'è problema. Quindi considerando anche il fatto che lo possiamo, ecco, possiamo alimentare a 60 Hz, quindi sono tenuto basso come induzione. Ecco qui, questo è il valore in uscita, vedete ragazzi, il cavo in uscita. Ho utilizzato il nostro strumento digitale perché quello lì, il nostro voltometro ci rimane troppo vicino allo zero, quindi cioè abbiamo 60 volt che la portata non è corretta, non è esatta, quindi abbiamo 120 volt, ci dà 26 volt, siamo vicino allo zero, quindi l'errore è massimo, anche se lo strumento è molto preciso, lo strumento di laboratorio. Partiamo, vedete, già qui sente che c'è una tensione, anche se lì non risulta niente, guardate qui, 0,260 volt. Anche se non risulta niente, cioè abbiamo la tensione, cioè abbiamo un leggerissimo assorbimento, proprio, stando proprio a zero, proprio valore a zero, proprio il nostro eostato di fase all'interno al quadro sta proprio a zero, la tensione qui non l'avvertiamo per niente, però lui già lo sente, il nostro è molto sensibile, il nostro Hewlett Packard è eccezionale. Poi vediamo anche la frequenza, insomma, mentre che gira. Adesso vediamo. Non a caso ho messo questa portata dell'amperometro a 3 ampere, lo sapete perché? Per analizzare la corrente di spunto quando parte da zero arriva al regime, insomma, a 2900 giri più o meno, ma poi li controlliamo pure i numeri di G. Guardate qui, adesso controlliamo la corrente di assorbimento, man mano come vedete come va su, e il nostro motore comincia a girare, guardate qui ragazzi, comincia a girare, la tensione ancora è bassissima, siamo intorno, possiamo pure, ecco qui, siamo, per rendere più precisi, 28 volte e mezzo, 28 volte e mezzo, stiamo diventando poi nella circuito di quella a 220, e c'è l'assorbimento, vedete ragazzi, di più, un po' più di una, di un ampere, 1,15 ampere, aumentiamo un pochettino, lui aumenta un po', vedete qui ragazzi, vedete qui, un ampere e mezzo, lui aumenta i giri, il nostro motore sta aumentando i giri, la tensione di alimentazione siamo sui 37 volte, vedete ragazzi, 37 volte. Aumentiamo a 40, lui si è riportato un S6, però lui sta prendendo i giri, adesso vuoi vedere che ce la fa a prendere i giri, sta andando su, vedete qui anche l'ampelometro sta scendendo poco perché sta diminuendo lo scorrimento, ecco qui, forza Ferrari, eccolo qui, guarda come diminuisce l'assorbimento, magari lui, ecco qui, è arrivato, praticamente abbiamo alimentato invece di 20, 40, 41 volte e mezzo. 41,5 volte, già lui è andato e ci abbiamo un assorbimento di, poi lo portiamo giù, l'ampelometro, vediamo, siamo intorno a meno di 0,6 ampere a fondo scala, quindi è bassissimo proprio. Comunque mettiamo il nostro ampelometro, portiamolo a 1,2 a fondo scala, quindi siamo a 0, ecco, meno di 0,6, aumentiamo la tensione, ecco qui, siamo a 60 volte, eccolo qui. E noi, vedete ragazzi, adesso siamo, vabbè, l'ampelometro diciamo, c'è 0,4, meno di 0, ecco, 0,45 ampere, 0,45 ampere, la tensione siamo sui 60 volt, ecco qui, 60 volt, e ci dà 6,43 volt il secondario, alimentandola a 70 volt, quindi è molto, malleabile, diciamo, si può giocare benissimo, possiamo diciamo, è quasi giocare con il nostro motore. Qui adesso lo portiamo a 150 volt, ci dà un assorbimento di 0,6 ampere, vediamo, 150 volt ci dà 16,83 ampere volt a
169, quindi siamo rapporto 1 a 10, quasi ci siamo, 150 volte, 16 volte 80, ecco così. Portiamo a 220, proprio a 220, 220, andiamo a 230, 230, ecco qui, 230, 230, vediamo un po'. Ecco qui, 230 ragazzi. Ecco, c'è un assorbimento, perché adesso il ciclo di Ceres, siamo in induzione, siamo intorno a 1,35, 33, 34 più o meno, perché uno induzione per capo l'ho considerato un avvolgimento e va bene, intorno ai 2,25, quindi 2,30, siamo adesso con un valore molto 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 basso. Abbiamo un assorbimento adesso di 1 ampere. 1,04 ampere, e vediamo, ci sta dando un'attenzione in uscita, guardate qui ragazzi quanto è preciso il nostro motore, 26 volte 14 con l'alimentazione di 230 volte, più di questo che posso fare, non posso fare altro, ci ho penato tanto a fare questo avvolgimento, doppio avvolgimento, perché sono separati, non sono in collega, non è con l'autotrasformatore, ma proprio con un trasformatore. Adesso vediamo il nostro, ecco qui, guardate, 2905 giri al minuto, perché l'ho fatto appunto a due poli per avere il massimo della potenza. Abbiamo, sono riuscito a ottenere un motore che eroga una corrente di 340 volt ampere, come se fosse un trasformatore, insomma, che vi devo dire, proprio con un trasformatore, vedete qui, un altro valore di una notte, adesso lo lasciamo acceso per un po', vedete se si riscalda, ma sicuramente non si riscalda ragazzi, possiamo arrivare anche più di 150 volt, non succede niente. Anche per questo video, ce lo mandiamo, perché siamo a 250 watt, dovrebbe andare da qui. Ecco qui, 250 volt, ragazzi, vedete? Ci sto dando un pochettino più di 1,2 ampere, perché certamente è da copolato il ciclo di stereo si la perdita nel ferro, nella mirina. Quindi non va in base a 220 volt a 230, perché si deve rapporto 230 di 220, quindi aumento. No, va il copolato. Quindi il ciclo di sterici, la perdita, insomma, la corrente che assorbe il vago al quadrato appunto della tensione. Se si dimette diventa 4 volte inferiore, se si raddoppia diventa 4 volte superiore, quindi ecco qui. Siamo 1,25 ampere. Per il nostro motore è sempre stato fatto 1,25 ampere con lo 0,56, noi è proprio il valore diciamo massimo, oltre questo non andiamo, e ci dà un valore del secondario 28,32 volte a 250 volte, 28,32, poi lo lasciamo girare anche a 250 volte, vediamo che si riscala, ma non dovrebbe, anche se è stato fatto con due avvolgimenti, quindi la cava, metà è il primario e metà è il secondario, si possono scambiare, può diventare quella 24-25 volte, primario 25-43 volte, oppure secondario, oppure questo 127 più 120, 225 vuol essere il primario, oppure il secondo, come abbiamo visto, può funzionare, è biunivoco nel suo funzionamento, quindi meglio di così penso che non posso fare. Comunque, grazie che mi siete stati a vedere, e tanti auguroni ragazzi, ciao ciao. Bene ragazzi, ecco qui il nostro motore, ecco qui, la parte dove sta 125-220 collegato a stella, quindi a 220, che viene alimentato dal nostro motore mondiale, eccolo qui, 125-220, questo adesso lo accendiamo e vi faccio vedere come va. L'uscita, ecco qui, eccola qui l'uscita, vedete l'uscita, abbiamo fatto girare attorno per non occupare molto spazio, l'uscita a 14 volt, a 20, 25 volt, come abbiamo misurato prima, eccolo qui l'uscita, ci ho messo un mammut, non è più regolamentare, però ecco qui il nostro motore monofase che fa da alimentatore, che ci abbiamo acceso due lampadine, adesso vi faccio vedere accese, un secondo, ecco qui il nostro motore ragazzi, alimentato da questo motore, questo è da 1500 giri, quindi fa 3000, perché questo è a 2 polli, questo è a 4 polli, e che vi devo dire, la frequenza come abbiamo detto rimane sempre 50 Hz, ma ve la faccio vedere perché voi non ci credete, eh? Ecco qui, questo è 190, 188 volte uscite per alimentare le due lampadine, vedete, ecco qui la frequenza. Ecco la frequenza che esce dal motore, questo qui, la monofase, che esce appunto 24 volt, vedete? 24 volt, eccolo qui, vedete? 24 volt, 6 ampere, sta più al limite, però appena va benissimo. E questo qui è il nostro uscita, la uscita 220, a stella, vedete ragazzi? Si alimenta, vedete? Alimenta, va qui, va qui, va qui, va qui, eccolo qui, alimenta il nostro motore a 220, 125, 25-43 volt, e sta in uscita, adesso 25 volt. Misuriamo, abbiamo misurato prima, tutto bene, tutto ok,
spero che vi piaccia, sia un discorso interessante. A livello didattico si fa, a livello pratico un po' meno, perché ci ho provato, mi ha fatto veramente, ho dovuto scalare il Monte Bianco per finire, sono due avvolgimenti che sono vicino all'altro per fare spazio al motore, è stata un'impresa, però ce l'abbiamo fatta. Ciao carissimi, ogni bene a tutti quanti, ciao ciao.